Coach, riavvolgiamo il nastro di questa partita, ma non partiamo dall'inizio, partiamo dal terzo quarto. Dopo due minuti all'inizio del terzo quarto qualcosa si è inceppato, più per merito di Montecatini o per demerito dei tuoi ragazzi? Cosa è successo? Ma darei tutti i meriti a Montecatini, che è una squadra tostissima. Come sappiamo, nel giorno di ritorno la classifica parziale le vede al primo posto insieme a noi Omegna, quindi una squadra da primo posto. Nel primo tempo siamo stati precisi al tiro e precisi nelle scelte difensive che abbiamo fatto. È chiaro che una squadra così, con giocatori di quella caratura, Meglini, Galmarino, Stato Centani, giocatori fortissimi in questa categoria, avrebbero avuto una reazione sia tecnica che d'orgoglio. L'hanno avuta, lo sapevamo, ma sono stati bravi molto loro ad entrare in partita, perché emotivamente non era facile dal loro punto di vista. E noi siamo stati veramente bravi in quel momento lì a riprendere la fisicità, l'intensità che ci aveva portato avanti nel primo tempo, perché effettivamente Montecatini era entrata in partita e era diventata molto pericolosa. La regular season sta volgendo al termine, mentalmente sei ancora sulla regular season o sei già proiettato sui playoff? No, siamo sulla regular season, perché purtroppo, come avete visto oggi, è importante sottolinearlo, mancavano Lucarelli e Ondomengue, non siamo per niente tranquilli per queste assenze, che sono due pedine fondamentali nel nostro gioco. Oggi bravi Milos e Ugo a sopperire a queste due assenze importanti con una grande decisione, ci hanno dato una bella mano, però siamo concentrati nel recuperarli al meglio, perché insomma hanno avuto dei problemi importanti. Non vogliamo staccare la spina, vogliamo prenderci la soddisfazione di fare soffrire Omegna fino alla fine. Stanno avendo un cammino da marziani, non perdono mai, sono del resto la squadra più forte, hanno vinto la Coppa Italia e sono costruiti per vincere, però una bella soddisfazione sarebbe fino all'ultimo magari fargli paura, per rimanere appunto con la spina attaccata in vista dei playoff. Domenica prossima a San Marcellino, l'ultima in casa. Cosa succede? No, appunto, intanto dobbiamo vedere se riusciamo a recuperare gli infortunati. Bruno non credo, Bruno sicuramente no. Speriamo Jacopo. Troviamo San Giorgese che si lotta un posto per i playoff. Un'altra partita dove bisogna con grande umiltà capire le difficoltà che ci saranno, lavorare sui punti deboli loro e cercare di ovviare punti forti con delle scelte difensive oculate e poi giocare con intensità. Credo che i ragazzi, devo dire che è un piacere allenarli, perché sono eccezionali nell'applicazione quotidiana, negli allenamenti. Arriva in palestra con una voglia, con un orgoglio, perché da tutte le sollecitazioni che gli faccio rispondono. Questo per un allenatore penso che sia la cosa più bella e più divertente. Ricordiamolo, l'ultimo appuntamento della regular season in casa per la Fiorentina Basket sarà domenica prossima, 15 aprile, alle ore 18 a San Marcellino.